Ciao e benvenuto nella lezione numero 12 ed è anche l'ultima lezione e questo ovviamente è lo step numero 1. Anche questa lezione è molto sentita, ovviamente si riferisce al capitolo numero 1 del libro e si parla di leadership, un argomento di cui tutti parlano, molto discusso, tutti dicono la loro, ma va bene così. Oggi cercherò di darvi dei cenni fondamentali e 12 spunti da applicare subito per poter migliorare la propria leadership o iniziare a coltivare la propria leadership. Partiamo però dalla frase: chi decide se premere il bottone rosso è solo, è la natura umana che porta ad esserlo. Leadership è solitudine. Quanto è difficile essere soli? Quanto è difficile essere in solitudine e quanto è difficile capirlo e comprendere appunto questa cosa. Ovviamente, leadership è uguale a stile di comando, quindi poi faremo anche un approfondimento su cos'è lo stile. Tuttavia, quando tu comandi, quindi quando tu sei in posizione di leadership, sei solo, perché la maggior parte delle decisioni importanti che devi prendere da solo con te stesso, con te stessa. Non nasci leader, quindi puoi sicuramente imparare ad esserlo, ma non puoi insegnarlo. Io dico sempre, tu non puoi insegnare a una persona ad essere leader, ma puoi tracciargli la strada su cui questa persona capisce, puoi iniziare a capire, puoi iniziare a percorrere questa strada, prendere dei cenni che ovviamente lo portano in quella direzione, ma non puoi insegnare a una persona a essere leader, puoi solo dare dei cenni. E infatti oggi cosa ti do? Io oggi ti do 12 spunti che ti permettono di migliorare, di iniziare ad essere un leader. Ovviamente io non voglio che tu prenda queste cose come... Allora, dirò delle cose che non vuoi sentirti dire e le persone quando sentono cose che non vogliono sentirsi dire o non si aspettano, solitamente si chiudono. Cerca di essere molto aperto, molto aperta, cerca di accogliere a braccia aperte queste informazioni e poi metterle ovviamente, iniziare ad agire in chiave pratica. Il primo spunto che io voglio darti per essere un leader, per migliorare la tua leadership, è questo. Il leader deve essere mosso dal pensiero positivo in direzione dei propri obiettivi. Io non ho mai visto un grande leader negativo. Il leader è solamente positivo, che non vuol dire che non esistono problemi o i problemi li mettiamo sotto il tappeto come la polvere, quello no. Tuttavia, il leader affronta la vita con un mindset, con un atteggiamento altamente positivo e proattivo nei confronti della vita. Numero 2, il leader vede abbondanza e non scarsità, specialmente quando pianifichi degli obiettivi. Ci vuole sempre tanta abbondanza, la scarsità non ti porta a nulla, ragiona e lavora sull'abbondanza. Numero 3, sospendi il giudizio, empatia e apertura. Un grande leader non giudica, un grande leader ha le braccia aperte e accoglie le persone con empatia e apertura. L'empatia, l'interessarsi a una persona in maniera sincera e non solo perché quella persona può portarci qualcosa a livello economico. Il non giudicare è praticamente impossibile. L'ho detto in una lezione e ho detto che la maggior parte del mondo, delle persone nel mondo giudica e vive proprio di quello, del giudizio. E io ora qua da leader ti sto dicendo di sospendere il giudizio. Io so che dentro di te quando vedi una persona, la prima impressione è fondamentalmente quella che conta. Una persona un giorno mi disse non c'è una seconda occasione per fare una buona prima impressione. E questo è proprio vero e so benissimo che quando tu da leader incontri una persona, il tuo cervello parte in mille giudizi, ma ci può stare. Quello che io dico è non far sì che quel giudizio ti crei un identikit della persona, ti crei un pensiero su quella persona e poi non hai la maturità di voler cambiare quel pensiero. Una persona veramente matura riesce a cambiare la propria opinione, specialmente per quanto riguarda un'altra persona. Numero 3, il leader sa dire no.
con fermezza e autorevolezza. Un buon leader sa motivare il proprio no. Un buon leader sa motivare qualsiasi cosa. Qua io so benissimo che il gruppo, al gruppo quando dici no puoi fare del male. Anche se ora non sei leader, sappi che anche quando sarai magari in un futuro una figura molto importante che hai, gestisci magari un grosso gruppo, il no farà comunque male. A meno che tu lo sappia motivare. E ovviamente per dire no ci vuole polso, ci vuole autorevolezza, ci vuole sicurezza, ci vuole consapevolezza. Questi sono 4 spunti per iniziare, te ne darò un totale di 12, ma questi sono proprio la base, le fondamenta. Ovviamente non sono in ordine dall'1 al 12, sono in ordine sparso, sono in ordine per cui tu ti puoi mettere lì con il tuo foglio, con la tua penna, segnarle, studiarle, calibrarle, fatti venire delle domande. Ma non pensare solo con la tua testa, perché magari certe cose ancora non le vedi. Io ti servo proprio a questo, farti pensare su altri ritmi, farti pensare in altre strade, in altre direzioni.